ho un'idea diversa, nel senso che per la prima volta nella storia della Juventus, è stato, l'ho già detto forse qui, è stato ribaltato il rapporto tra squadra e società. Società e allenatore. Nella storia della Juventus al primo posto c'era sempre la società, cioè la famiglia Agnelli. Poi veniva la squadra, cioè i Sivori, i Charles, Baggio, Zidane, Platini, eccetera, eccetera. E poi veniva l'allenatore, compreso il signor Trapattoni, compreso il signor Vicpa, compreso il signore Lippi, Ancelotti e Capello. Con Antonio Conte è stato ribaltato questa distribuzione, chiamiamo. Perché non c'è più la famiglia. Perché? Perché Antonio Conte ha fatto, il direttore ha parlato di Mourinho, ha fatto quello che faceva Mourinho all'Inter, la ruffapopolo sotto un certo punto di vista, l'uomo di relazione con la stampa. Ma questo non ha dato fastidio a qualcuno? No, te? Ha dato molto fastidio. Ma poiché è quello che ti dico, è passato da grande vincitore, ma anche un pochino odiato da una parte, forse da parte della proprietà. Ma che cosa dico? Non dico di Andrea Agnelli, non dico da parte di Marotta, perché in fondo sicuramente John Elkann. Da parte della proprietà. Io che cosa dico da due anni? Che la proprietà della Juventus non ha la priorità del club come l'aveva il nonno e il prozio. Il rapporto di forza. E il prozio. Perché? Innanzitutto l'ingegnere Elkann Giacobbe ha 39% di Exor e il cugino, vale a dire Andrea, che è presidente, ha il 9%. Quindi il rapporto è questo, tanto per incominciare. In secondo luogo, la Juventus vince lo scudetto 2 settimane fa. Avete per caso letto qualche dichiarazione della proprietà? Nessuno. Dell'azionista di riferimento? No. Nessuno. Solo Andrea Agnelli. Nemmeno una battuta. No, presidente, sì, ci presidente. Sì, nessuno. Proprietà. Ma perché? Ricordiamo che John Elkann aveva scelto un altro tipo di strategia e di management, mettendo la società nelle mani di Jean-Claude Blanc, che stava al calcio come io posso stare all'economia. Vale a dire, era uno incompetente che ha avuto addirittura per la prima volta nella storia della Juventus e penso di qualsiasi altro club, tre ruoli insieme, cioè lui ha sostituito la triade essendo presidente, amministratore delegato e direttore generale insieme, prendendo anche 3 stipendi relativi. Oggi la Juventus si trova in questa situazione, ha un ottimo allenatore che secondo me è uscito, ha fatto pipì fuori dal vaso in alcune cose. In queste dichiarazioni no, tu dici? No, sì, con certe prese... L'ultima, beh, anche le dichiarazioni sui calciatori, l'ultimo episodio, dai. No, ma non tanto le dichiarazioni. Io l'avevo detto che volevo, e ha fatto tre top player. No, lui voleva due giocatori, ma lui voleva 2 giocatori l'anno scorso. Sì, erano Jovetic e Nainggolan. Stop. No, ma l'ho fatto una dichiarazione dove diceva che lui voleva altri 3. Vabbè, lui l'anno scorso ha chiesto Jovetic e Nainggolan. Non sono venuti né Jovetic né Nainggolan. Ok, però andiamo quest'anno a litigare sia col Cagliari che con la Fiorentina. Con l'episodio di Berbatov, ecco una cosa che non gli è andata giù. Dopodiché la società deve fare i conti con quello che gli passa la proprietà. La proprietà ha detto prima vendere e poi comprare.